Signora Gudrun, lei è arrivata dall'Olanda qui a Premosello per Infatti. questa occasione. Qual è Sì. il legame che vi lega appunto a Premosello? Vuole raccontarcelo Sì, brevemente? sì, sì. Nel 1839 purtroppo è stato ucciso un ragazzo sedicenne di Premosello Chiovenda ed era un ragazzo ben amato nella nostra comunione di Oshkosh, il nostro comune di Oshkosh, dove è stato ucciso, era nella vicinanza di come si dice, mi scusi che non trovo le parole, Comunque non ha no, importanza. una famiglia, Sì. diciamo, e le persone lì hanno eretto una Sì. Per croce, sì, per Giovanni Castore, ricordarlo. per ricordarlo, e hanno sempre questa famiglia, generazione dopo generazione, hanno continuato insieme ai vicini di casa di Commemorarlo. ricostruirlo, commemorarlo, Sì. ricostruire la croce, perché era una croce in legno. Sì. Ed E ci hanno quindi? messo i fiori, e Leon era la famiglia di Leon Wingerhutz. Ah, Sì. ecco, Sì, che Leon sistemava Wingerhutz, lì intorno, sì, che tra l'altro è qui anche l'intorno. oggi. Sì, infatti, a un Benissimo. certo momento Leon Wingerhutz andava in vacanza alla Maggiore In e ha che anno questo? visto, In che anno? Non molti anni fa. 5 anni fa, 5 anni Sì. fa, sì, ed ha visto il nome Premosello, mentre che sulla croce c'era scritto Promosello, invece di Premosello. Promocello, scusi. E quindi quello che ha fatto è che mi ha chiesto se ci fosse qualcuno che parla un po' italiano, così mi ha contattato e mi ha chiesto di contattare il sindaco, Sì. cioè per sapere se ci fosse ancora Qualche ricordo, insomma, qualche. qualche ricordo, una famiglia Sì. ancora di questo Giovanni Castione. E poi mi ha chiamato Silvano Ragozza, che 2 settimane prima della mia chiamata aveva fatto una presentazione proprio su, o aveva scritto nel giornale, se non sbaglio, la storia di questa famiglia Castione. Sì. Sì, E e da quindi lì, così quindi, da lì, sì, è nato è tutto. nato tutto, Poi sì. voi siete già venuti in Italia. Sì, prima cioè, la famiglia che è ancora rimasta, la sorella di Giovanni Castione, sono venuti a trovarci, sì, tutto il nostro paese è stato coinvolto, quindi sia la sindaca, c'era il Kelderdwarden, non mi viene, achteffen, non vedo che sono mani meer. Altre persone comunque. Non ho, beh, tanti, il Sì. gruppo che fa il teatro, non so come dirlo, Sì. c'era il fanfare, Benissimo, sì. sì, ma c'è un gruppo intero, cioè quasi tutto il comune è stato coinvolto e li abbiamo accolti Benissimo. E poi adesso siete arrivati E beh, voi, ecco, adesso per siamo questa arrivati occasione. noi. Benissimo. Sì. Quindi è un'amicizia che adesso si proseguirà, Un'amicizia, veramente un'amicizia. oramai. D'accordo. Sì, con i discendenti di Giovanni Castione, ma anche In quanti del. siete oggi? Noi oggi siamo in 16. E Sì, rimanete fino a tanti. quando? Rimaniamo fino a domenica sera, diciamo. Sì.